Buongiorno, ci potrebbe dire qualcosa sul caso di questo medico britannico che adesso sembra che sia negli Stati Uniti, il dottor Wakefield? Allora, il dottor Andrew Wakefield è un gastroenterologo di adulti che nella sua vita non si era mai interessato di bambini. Nel 1998 pubblica un articolo sensazionale sulla prestigiosa rivista Lancet, che è la più importante rivista di medicina e un tempo si diceva che era seria, adesso ho i miei dubbi. In cui dice di avere scoperto una nuova sindrome, la enterite autistica, una forma di enterite che esiste solo nei bambini autistici, cioè una cosa sensazionale quando uno scopre una nuova sindrome. Questa enterite autistica sarebbe insorta in 12 bambini subito dopo la vaccinazione trivalente contro morbillo, rosolia e parotite epidemica. Avrebbe causato questa enterite e tramite l'asse intestino-cervello i prodotti tossici dall'intestino sarebbero andati a danneggiare il cervello. Quindi diciamo tutto un'ipotesi, un meccanismo patogenetico che se fosse stato confermato sarebbe stato anche molto interessante. La cosa ha avuto una risonanza enorme, ha avuto una risonanza enorme soprattutto nella stampa, nelle associazioni di genitori e fra l'altro suffragata dal fatto di essere stata pubblicata su Lancet, una rivista così importante che dovrebbe avere un jury. Dovrebbe avere appunto degli esperti che selezionano gli articoli prima di pubblicarli. Le conseguenze quali sono state? Uno, che molti genitori si sono infiammati dicendo: finalmente abbiamo trovato la causa della gravissima sindrome dei nostri figli. Fra l'altro, se pensate che ancora oggi non è spento quell'altro mito basato sul nulla, del fatto che l'autismo sia dovuto alla mamma frigorifero, capò, tossina psicologica, mortifera, castratrice, tutte queste cose che non me le sono inventate io, ma non sono ancora spente, cioè, vengono ancora dette da gente con tanto di laurea, uno dice: beh, finalmente altro che colpa della mamma, è colpa del vaccino. Quindi già il fatto di sapere che è colpa di qualcosa solleva un po', perché avere una cosa grave, non sapere la colpa, è un altro fattore ansiogeno e quindi per i genitori è stata una grande conquista, cioè è stato salutato con grande entusiasmo. Ci sono stati dei movimenti antivaccino dei genitori molto molto vivaci, diciamo molto molto entusiasti e così. Le conseguenze sono state anche che naturalmente spargendosi la voce, soprattutto in Gran Bretagna, di questo danno da vaccino, la vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite è diminuita. È diminuita al punto che una malattia come il morbillo, che era praticamente sparita, e non è tanto la classica malattia del morbillo che dura 7-8 giorni, ma le gravissime complicanze del morbillo, alcune delle quali sono mortali, altre portano a un'encefalite con dei danni permanenti. Tutte queste cose che nessuno ricordava più perché facevano parte del passato, hanno cominciato a riemergere. Quindi c'è stato un problema proprio di salute pubblica, quindi conseguenze a livello della collettività. Altre conseguenze quali sono state? A livello del fatto che di fronte a un'ipotesi di questo tipo, che per lui non era un'ipotesi ma era una verità sacrosanta, si sono fatte tantissime ricerche epidemiologiche per vedere se c'era davvero un legame tra vaccinazione trivalente e autismo. Naturalmente sono state fatte secondo la tecnologia dell'epidemiologia, fare confronti tra un paese che ha la vaccinazione trivalente, uno che non ce l'ha, i periodi in cui era obbligatoria, quelli che non era obbligatoria. Io naturalmente non sto a entrare, anche perché ci vogliono delle competenze specifiche di epidemiologia per spiegare queste cose. Tutte queste ricerche, fatte anche molto bene, con molto rigore, sono state tutte negative. Naturalmente queste ricerche sono costate moltissimo ai vari stati e alle varie agenzie e quindi erano, dopo le prime ricerche negative, si potevano
mettere questi enormi fondi in qualche altro filone di ricerca che producesse di più. Cosa è emerso a distanza purtroppo di molti anni? Diciamo che subito nel 98 c'erano gli scettici, molti dicevano stiamo attenti perché ad esempio l'ipertrofia ileale, l'ipertrofia delle ghiandole che viene tanto enfatizzata da Wakefield è una cosa normale, fisiologica nei bambini che hanno un sistema immunitario vivace. Anche queste alterazioni che lui enfatizzava erano alterazioni molto al limite della normalità, perché è normale che ci sia un tessuto immunitario vivace in un tessuto come l'intestino. E quindi lo scetticismo, il dibattito era stato acceso da subito. Ma poi nel corso degli anni che cosa è emerso? È emerso che Wakefield aveva innanzitutto negato di avere un conflitto di interessi, perché lui faceva da perito di parte di avvocati che a loro volta difendevano i genitori per avere l'indennizzo da vaccinazioni, dicendo appunto che l'autismo dei figli era dovuto alla vaccinazione e quindi chiedevano un indennizzo che, quando la cosa è riconosciuta tale, è un indennizzo milionario, parlo di milioni di euro, non di milioni di lire, quindi è una cosa molto seria. Poveri genitori, se hanno qualche soldo è chiaro che sarebbe una bella cosa, ma lo devono avere se e quando. E quindi lui aveva questo conflitto di interesse che non aveva detto e aveva proprio promesso agli avvocati di portare dei dati a favore di questa loro causa. E che cosa ha fatto? C'è stato un giornalista, Brian Deer, che ha fatto proprio un'inchiesta, è andato intanto a intervistare i genitori, che già erano genitori selezionati, venivano dalle associazioni antivaccini, quindi erano già genitori particolarmente sensibili a dire cose che favorissero questi poteri, però nonostante questo ha visto che Wakefield aveva manipolato i dati. Ad esempio aveva detto che i sintomi di autismo erano insorti subito dopo la vaccinazione, mentre in realtà in molti dei bambini i sintomi erano presenti già prima, oltre il fatto che a volte i sintomi più che essere presenti vengono notati dopo, ma chiaramente i genitori hanno confessato che i sintomi erano presenti già prima della vaccinazione, quindi che non c'era questo rapporto temporale. Non solo, ma anche la lettura dei vetrini, dei dati istologici, in un primo tempo era stata data per negativa, cioè questa istologia del tessuto intestinale era stata data per negativa. E lui ha chiesto agli istologi che la cambiassero, che interpretassero certe cellule, che sono poi cellule che sono normali abitanti dell'intestino, come patologici, come sintomo di infiammazione, e un'infiammazione speciale che non era stata mai vista, che era nuova e che era una nuova forma di enterite. Nel corso poi del tempo, sempre grazie a questo giornalista che ha fatto proprio un'inchiesta di tipo investigativo, i vetrini non si trovano più, perché è molto semplice, dice sentite guardiamoli, li facciamo vedere a qualcuno, non si trovano più, sono stati anche nascosti. Quindi purtroppo non siamo di fronte a una, diciamo, ingenuità, a volte ci sono delle ipotesi che non si vengono verificate, lecite, ingenue, qui siamo di fronte a una vera frode, cioè era tutto pensato, c'è stata una manipolazione per, appunto, oltretutto, neanche per arricchire e per far del bene ai genitori, ma per arricchire se stesso, perché Wakefield aveva già preso del denaro prima di pubblicare il suo articolo, appunto perché doveva dimostrare questa cosa per vincere una causa. Quindi purtroppo sono stati, l'articolo originale è stato pubblicato nel 1998, e Lancet lo ha ritirato, ha detto no, chiediamo scusa, abbiamo fatto male, così molti anni dopo, 12 anni dopo. E recentemente il New England Journal, il British Medical Journal, ha fatto un lungo articolo, fra l'altro ha pubblicato un articolo di un giornalista non medico, cosa rara, di solito non succede, proprio per
andare per ripercorrere questa lunga strada che fra l'altro aveva dato anche adito a tante ipotesi sull'asse intestino-cervello. Ecco, abbiamo trovato dove nasce l'autismo. L'autismo nasce nell'intestino, è dall'intestino che si può curare l'autismo, e tante così aveva dato anche delle terapie, delle ipotesi, si diceva addirittura, Wakefield diceva addirittura che l'autismo è una malattia simile all'encefalopatia della cirrosi epatica, che esiste l'encefalopatia della cirrosi epatica, ma ci sono ben altri dati. E così, insomma, un fuoco di paglia, ma non un fuoco di paglia, la cosa grave, dovuto così a un errore, che è sempre lecito, di interpretazione, di lettura di date, veramente a una truffa. E quindi una cosa molto grave nella storia dell'autismo, che si va ad aggiungere a cose gravi, perché nel XX secolo, nel XXI secolo dovrebbe essere il secolo della scienza, il secolo in cui la scienza ha una sua metodologia sperimentale che parte dai dati, i dati vanno verificati. Invece qui si è passato dal mito della mamma frigorifero, la mamma colpevole, queste povere mamme che se le vedete non le distinguereste da altre mille, e però sono state incolpate di tutte le colpe di questo mondo, soprattutto di quella di aver causato una patologia gravissima, e da qui si è passata alla vaccinazione. Allora la vaccinazione naturalmente, purtroppo, se non è questa, è inutile infiammarsi perché la causa piace. L'ipotesi piace, se non è così, se vogliamo arrivare a capire qualcosa dell'autismo per curarlo e o per prevenirlo l'uno e l'altro, bisogna che diamo retta ai fatti e che usiamo la metodologia della scienza e non quella della fede, per cui quando un'ipotesi piace facciamo le crociate.